Ciao, ma sto registrando. Salve. Sta pettinatura non è il massimo oggi. Cioè, in realtà è bellissima, non si vede. Buongiorno e benvenuti al quarto. No. Oggi così, capi? Non ho nessuna giustificazione razionale per ciò che sta accadendo. Siamo al quarto giorno di report sull'Autism Explain Online Summit 2021, che si è tenuto su una piattaforma di e-learning online da organizzatori australiani con interventi tutti in inglese. Quindi io ho deciso di prendere appunti per voi e di riportarvi quanto ho sentito. Disclaimer, come sempre, è una selezione, c'è un piccolo riassunto, c'è il mio filtro necessariamente, ma cercherò di essere più obiettiva possibile e per questo terrò il mio quaderno degli appunti. Il primo intervento si intitola Mindset e salute mentale e le relatrici sono le fondatrici di Behavior Revolution, Penny Williams, autrice di libri sull'ADHD, ha anche un podcast sulla genitorialità e aiuta i genitori neuroatipici a prosperare. E Sara Wayland, anche lei coach per la genitorialità, insegna ai genitori come aiutare al meglio i propri figli. In pratica loro dicono, si offrono di aiutare i genitori a trovare le informazioni che servono loro nel modo più diretto e veloce possibile. Penny Williams era una che insegnava a imparare una seconda lingua e quando sono nati i suoi figli si è accorta che avevano entrambi un ritardo del linguaggio. Noi di solito ci focalizziamo sull'aiutare i bambini e a volte trascuriamo il benessere dei genitori e di considerare l'intero contesto familiare. Questo è molto importante. Lei racconta come la counselor avesse dato all'intera famiglia il compito di sedersi sul divano e mentre il padre, cioè suo marito, c'era riuscito, lei non riusciva a star ferma e si è accorta che reagiva alla difficoltà del momento con il fare ed era incapace di sedersi e godersi il tempo con il bambino. La mentalità che vuole aggiustare le cose non aiuta, manda il messaggio al bambino che non va bene così e bisogna aggiustarlo. Invece la cosa più importante è che i bambini si sentano amati per quello che sono. Aiutarli ad essere davvero se stessi e a raggiungere l'idea di successo che sia la loro idea di successo. Poi gli chiede che significa mentalità nel contesto della genitorialità. Lei riporta che quando ha cambiato i pensieri e le sue emozioni, ha iniziato a lavorare sulla gestione dello stress e questo ha cambiato tutto per tutta la famiglia. Ci vuole molto lavoro e molta pratica e un'attenta consapevolezza di che cosa ti succede, di che cosa provi. Lei dice: io ho dovuto lavorare sul lutto, devi arrivare ad un punto di accettazione che tuo figlio è diverso, che è vero, ha delle sfide da affrontare e che probabilmente ci saranno delle cose che saranno sempre delle sfide, ma tutti noi abbiamo le nostre. C'è chi lotta tutta la vita con l'ansia, ad esempio. Lei aveva questo problema di ansia, per esempio. E quindi liberarci dall'idea che la vita felice senza sfide, perché la vita senza sfide non esiste, cioè non è che la felicità arriva quando non ci sono le sfide, la felicità arriva nel momento in cui accetti che ci sono delle sfide e quindi mentre affronti le sfide trovi anche dei momenti e dei motivi di felicità. Ci saranno sempre i problemi e le sfide da affrontare. Io posso aiutare mio figlio al massimo delle mie possibilità a diventare ciò che può, la versione migliore di se stesso, che raggiunga la propria idea di successo. E questo però necessita che si lavori su se stessi, sulle proprie ansie, sulle proprie aspettative. Lei dice appunto: lavorare su me stessa, sulla mia ansia, sulle mie aspettative, mi ha permesso di stare calma con lui. Prima ero sempre in questa modalità di allerta, combattendo per cambiare tutto, perché non capivo davvero a fondo le sue differenze. E avrei voluto che non le avesse e quindi cercavo qualunque modo per far sì che queste differenze non ci fossero. Quando mi sono calmata, mi sono resa conto delle sue reali difficoltà e ho iniziato a chiedermi come posso aiutarlo ad affrontare le difficoltà che sta affrontando. Un altro cambiamento di mentalità è quello da
carpentiere a giardiniere come genitori. A volte i genitori hanno anche inconsapevolmente la mentalità del carpentiere, cioè del forgiare il figlio come se fosse un oggetto. E invece no, non è così. Uno come genitore può preparare il terreno, dargli le cure, ma comunque una rosa non sarà mai una gardenia, indipendentemente da quanta acqua e di quale concime noi disponiamo. È davvero un lavoro duro, lei dice, che richiede fatica. Un'altra mentalità controproducente di cui lei parla è la mentalità della vittima, cioè il chiedersi costantemente perché io, perché a me, perché anche se faccio X il risultato è Y. È stato fondamentale passare a ok, questo è quello che abbiamo. Cosa ne facciamo? E soprattutto ha preso questa abitudine a fine giornata di evidenziare le cose positive, dirle al bambino, tipo finire la giornata dicendogli qualcosa di cui siamo fiere, che ha fatto bene, anche se è solo ti sei lavato i denti la prima volta che ti ho detto di farlo. Paul chiaramente gli dice: e se non ci riesci, ci saranno giorni in cui non riesci a trovare niente di positivo. E lei dice: non arrendersi, riprovarci sempre, ed essere gentili con se stessi. E non vogliamo dire ignora le cose che vanno male, non vogliamo negare la realtà, ma a volte cercare il positivo è vedere meglio la realtà, non negarla. Lei suggerisce un libro, che è un libro di Carol Dweck, che si intitola Mindset e che esiste in italiano, quindi vi lascerò il link qua sotto, proprio per familiarizzare con questo tipo di approccio alla mentalità e al tentativo di cambiare mentalità. Una delle cose che mi sembrano interessanti che lei ha detto è: non sai adesso come tuo figlio sarà fra 20 anni. Quindi a volte i genitori vengono proiettati in questa spirale di ansia e di paura rispetto alle capacità e alle possibilità dei propri figli da adulti, senza pensare che non è possibile dedurre magari che cosa succederà o le capacità che potrà costruire con la pazienza, con la dedizione e con i giusti strumenti fra 20 anni. E quindi questa disperazione di oggi riferita al domani è controproducente. Costruire consapevolezza in te e quindi aiutare lui ad averla. Ansia significa voler risolvere tutti i problemi, quelli di oggi e anche quelli di domani. Ed è normale sentirsi sopraffatti in questo caso, cioè non puoi bollire l'oceano. Concentrarsi su una cosa alla volta, se no è chiaro che si finisce con l'esaurirsi. Una sfida alla volta, e invece di riempire tutto il tempo e tutte le energie con le difficoltà a cui far fronte, lasciare spazio per la gioia e le cose positive. Mi è piaciuto molto questo intervento, devo essere sincera. Andiamo avanti. Il secondo intervento è il titolo La neuroscienza del trauma, un modello sociale di benessere. Il relatore è Steve Andrews, CEO di un'azienda di software e servizi formata completamente da persone autistiche. Ha scoperto di essere autistico a 33 anni e ha deciso di dedicare la vita a creare comprensione, accettazione, inclusione e opportunità per le persone autistiche. Il focus quindi è sul benessere socio-emozionale. Che cos'è? Io questo l'ho trovato molto interessante perché io ho trovato e trovo sempre pochi studi, poche ricerche sui fattori e gli indicatori di benessere delle persone autistiche. Invece secondo me è importante focalizzarci e cercare di capire quali sono le cose che invece consentono a una persona autistica di crescere e prosperare nella vita. Dobbiamo iniziare con una domanda: e se non esistesse qualcosa come il cattivo comportamento? E se fosse un condizionamento sociale che perpetua se stesso autorinforzandosi? Lui fa l'esempio dell'orso nel bosco. Se noi siamo in un bosco e troviamo un orso, vediamo l'orso e si instaura questo fight or flight response, cioè il nostro corpo reagisce fisiologicamente e il nostro cervello razionale va a quel paese. Ma immaginando che solo tu vedi l'orso e io invece vedo il tuo comportamento, inizio a dirti: che ti prende? Questa cosa è inaccettabile, ti stai agitando per niente? Perché ti stai agitando? Smettila immediatamente, mi dai fastidio, perché ti stai agitando? Non volevi fare una passeggiata? Stai cercando di attirare l'attenzione? Calmati! Hai bisogno di un time out? Di terapia? Di farmaci? Ecco, lui dice: com'è possibile che questa è una cosa che sembra così assurda in questo esempio e invece lo facciamo con le persone autistiche? Lui dice: il comportamento è comunicazione di una reazione. Non è il problema, ma è il segno che c'è qualcosa dietro a cui stiamo reagendo.
non danno problemi le persone autistiche, stanno avendo dei problemi le persone autistiche, soprattutto se stiamo parlando di bambini che non hanno ancora gli strumenti per regolarsi, non sono alla ricerca di attenzione, ma alla ricerca di una connessione. Lui parla dell'autismo come una disregolazione emotiva. I problemi comportamentali in realtà possono essere spiegati tramite la teoria polivagale, cioè lui parla di colori e di zone di allarme, quindi c'è una zona verde in cui non si ha nessun allarme, si è tranquilli, operativi, si può essere concentrati nel compito, si può imparare, si può gioire, stare sereni. E poi c'è la zona gialla. La zona gialla in realtà è una zona già di fatica, di attivazione, già di quel tipo di attivazione che se non è rivolta all'azione può diventare ansia. Questo stato di attivazione, se raggiunge un certo limite, può spegnere la razionalità. La zona rossa non è capriccio, è pericolo di vita. È lì che ci sono i comportamenti più problematici. La domanda che ci dobbiamo fare è: quali sono gli elementi che rompono il senso di sicurezza? E ha formulato il modello sociale di benessere, che corrisponde al modello sociale della disabilità. Però al contrario, cioè delle cose positive. Lui parla quindi di accettazione e amore per ciò che siamo. È un falso mito che gli autistici non desiderano connessione. Lui porta questo dato, che non è la prima volta che io trovo, che tra i 50 e i 500 millisecondi servono a una persona neurotipica per considerare la persona autistica come meno valevole di connessione. Inconsciamente, cioè la percezione inconsapevole di una differenza che inconsciamente influenza il desiderio di connessione, per cui la persona neurotipica avrà meno voglia di entrare in connessione con una persona autistica, perché al netto del saperlo o no ci vogliono dai 50 ai 500 millisecondi per avere questa prima impressione inconscia. Questa idea è sbalorditiva, soprattutto se si pensa che l'autismo è considerato qualcosa che non si vede. E invece evidentemente ci sono dei segnali inconsci che evidenziano questa differenza e che vengono registrati dal cervello neurotipico. E la cosa incredibile è che questo esperimento è stato fatto non solo in persona, ma è stato fatto lo stesso esperimento con delle fotografie. I neurotipici hanno giudicato più desiderio di connettersi con altre persone neurotipiche dalle fotografie. Questa per me è una cosa allucinante. A questa base di inconsapevolezza nella difficoltà della relazione ci vanno aggiunte le sfide sociali reali e anche le sfide sensoriali e il contatto visivo. Quindi è estremamente complicato per le persone autistiche, nonostante abbiano bisogno di connessione. È estremamente complicato stabilire questa connessione. E nonostante tutto questo, lui dice, abbiamo comunque bisogno di connessione. E infatti qua parla del problema della doppia empatia, e lui dice, nessuno insegna ai neurotipici come interagire con gli autistici. Cioè, tutti stanno lì a cercare di insegnare agli autistici come interagire con i neurotipici, ma nessuno si preoccupa di insegnare ai neurotipici come interagire con gli autistici. Dobbiamo fare il lavoro per tutti e due. Quindi il primo aspetto di questa teoria sociale del benessere è appunto evidenziare questo bisogno di connessione. Il secondo è chiaramente l'ambiente, perché è l'ambiente che ci disabilita. Tre, avere un senso di se stessi e un posto nel mondo, avere degli scopi che non debbano per forza essere in senso capitalistico, ma comunque in senso di realizzazione di se stessi. Quattro, lo dice, la necessità di comunicare. La difficoltà di comunicare, come nel caso degli autistici non verbali, è molto dannosa. Troppi ancora non hanno modo di comunicare. Non gli si insegnano strategie comunicative, anche basilari. Poi un altro aspetto è il senso di identità. Chi sono io, i ruoli che ho, sono moglie, sono marito, sono figlio, sono sempre in relazione a qualcun altro o mi è concesso di essere me stesso? E quando posso essere me stesso? I messaggi che ti manda la società è: se sei te stesso non sei al sicuro. Questa è una cosa che io sento molto. Lui parla quindi di tutti questi elementi come elementi della teoria sociale del benessere, perché sono tutti elementi che contribuiscono alla sensazione di essere sicuri nel mondo. Perché il senso di sicurezza, il senso di stabilità e di sicurezza
allontana dalla zona rossa. Lui cita addirittura uno studio sui traumi infantili in cui ci dice che ha evidenziato come fin da piccolissimi sia possibile ricevere il messaggio di non sei sicuro nel mondo se sei te stesso. E questo chiaramente mette in continua situazione di allarme, perché ogni manifestazione spontanea viene in qualche modo punita o in maniera intenzionale o in maniera inintenzionale dall'ambiente. Ha presentato quindi questi elementi nelle slide come diagramma a cerchio con delle fette di torta, ognuna delle quali era l'identità, la comunicazione, lo scopo e la prospettiva per il futuro, i bisogni, il bisogno di connessione. Questo diagramma è circondato da un cerchio esterno in cui lui mette i punti di forza, e lui dice: supportare i punti di forza è fondamentale, perché anche se non sembra sono interconnessi con tutti gli aspetti. E poi c'è un cerchio esterno ancora in cui lui mette la sicurezza. Quindi la percezione della sicurezza non è oggettiva, e la sicurezza non è solo fisica ma anche emotiva, sociale, eccetera. L'ultimo cerchio appunto è quello delle relazioni, che è la base, se no non è possibile sentirsi sicuri. Quindi prima di poter fare qualunque cosa bisogna che venga rispettato l'ordine di regolazione, relazione e ragione. Perché lui dice: nel mezzo per esempio di un meltdown non è il momento di utilizzare la ragione. Quindi la regolazione energetica è la base, la relazione, lo stabilire una connessione con l'altra persona è il secondo step, e il terzo è la possibilità di confrontarsi e di ragionare. Quindi lui dice: non c'è da aggiustare la persona, non è un tratto caratteriale, ma bisogna comprendere il contesto, le ragioni dietro il comportamento. Quando una pianta non fiorisce, non aggiusti la pianta, ma il terreno, l'ambiente in cui cresce. Quando abbiamo un meltdown, vuol dire che abbiamo perso molte opportunità per evitarlo. Il terzo intervento è di Jessica McCabe, che ha un canale YouTube da 12 anni che si intitola How to ADHD e ha anche fatto un TED Talk molto ascoltato nel 2017. Il suo intervento si intitola Un ponte motivazionale, superare le barriere per fare le cose. Lei dice: insegno alla gente a lavorare con il proprio cervello e non contro di esso. Parla del deficit dell'attenzione e dell'iperattività, perché avere difficoltà nel regolare l'attenzione, le emozioni, il sonno, la motivazione è qualcosa che le persone con ADHD devono affrontare tutti i giorni. Vengono chiamati pigri perché le persone non capiscono esattamente come impatta e come funziona la motivazione. Avere molta energia non significa affatto avere molta motivazione. È un pregiudizio abbastanza diffuso. Invece dipende anche da che tipo di compito bisogna affrontare, perché per esempio per le persone con ADHD i compiti lunghi e ripetitivi sono noiosi e creano molti problemi nel mantenere e sostenere la concentrazione. Lei parla appunto di biochimica del cervello, parlando di questi compiti che quindi producono nel cervello poca dopamina. Questo significa che anche le funzioni esecutive ne vengono in qualche modo intaccate. Le funzioni esecutive sono tutte quelle capacità che ti consentono di fare le cose. Cioè, non saprei proprio in che altro modo definirla, cioè spostare l'attenzione fra un compito e l'altro, mantenere l'attenzione, continuare a fare il compito una volta che l'hai iniziato, mantenere in memoria una scaletta di azioni da compiere per arrivare a completare un compito. Le funzioni esecutive in pratica sono un set di capacità che ti consente di fare le cose, e sia le persone autistiche sia le persone con ADHD hanno delle grosse difficoltà con le funzioni esecutive per motivi diversi e in modi diversi. Pensiamo a chi ha sia l'autismo che l'ADHD, è un po' complicato. Lei quindi si occupa di aiutare le persone a non andare contro il proprio funzionamento, ma sfruttare i meccanismi e i processi di funzionamento del proprio cervello a proprio possibile favore. E infatti lei dice: ci sono molte similitudini con l'autismo e anche molta incidenza di co-occorrenza. Voler fare una cosa e farla non è la stessa cosa. La motivazione è il ponte che porta da voler fare una cosa e farla realmente. Quindi è importante aggiungere tavole a questo ponte di motivazione. E quindi lei parla di cose utili per tutti, cioè avere delle scadenze a breve termine, avere qualcuno nella stanza con te, che è una cosa a cui i neurotipici non pensano, ma avere qualcuno nella semplice presenza di un'altra persona nella stanza
che non fa niente, ma che a te aiuta a continuare a fare quello che stai facendo. Tre, la novità, perché chiaramente ci escitiamo per le cose nuove, interessanti, e chiaramente gli interessi personali, perché ci interessano le cose nuove, interessanti, se vanno in linea con i nostri interessi personali. E l'altra, la quinta cosa che le dice possiamo avere in comune ADHD e persone autistiche è creare abitudini, perché è qualcosa che diventa routine, non ho più bisogno di motivazione per farla, fanno parte delle mie routine, dei miei sistemi. Per me è bello, infatti, cioè io ho proprio scritto, per me è bello, lo faccio spesso. Cosa motiva le persone è molto diverso, ma il bisogno di motivazione invece ci accomuna tutti. Lei dice, ci sono delle barriere che possono essere l'ansia o non sapere da dove iniziare, e quindi hai bisogno proprio di gradini piccoli abbastanza, di step abbastanza bassi da poterli salire. E anche chiaramente la stanchezza fisica, le condizioni di le altre cose che hai fatto e le condizioni dell'ambiente in cui sei. Poi si è trattenuta a parlare delle diverse funzioni esecutive e delle difficoltà correlate ad esse. E Paul gli chiede in che modo la routine richiede meno energia. E lei dice che le routine richiedono meno energia perché è più nel corpo che nella mente. C'è un percorso neuronale che tu attivi continuamente diverse volte e diventa un'abitudine, funziona in automatico. Però anche nel costruire una routine è necessario procedere per prove ed errori e cercare di capire in che modo farla diventare una routine, perché non è che decido da oggi una routine, se ancora non lo è ho difficoltà, come se fosse una cosa nuova, perché è una cosa nuova finché non è una routine. Quindi lei dice, io ho fatto mille prove e ho rimosso gli ostacoli uno alla volta, poi l'ho fatto tante volte, ogni tanto non funziona. Vero, ogni tanto mi perdo, ma torno di nuovo ad esercitarmi e succede sempre meno che non funzioni. Queste barriere possono essere di mille tipi. Barriere sensoriali, cioè per esempio lei la mattina per alzarsi presto deve tirar su la tapparella, ma la tapparella è pesante e la cinghia della tapparella è dura e gli fa male alle mani, che la prima cosa che ti sveglia e ti fai male alle mani non è proprio una motivazione, cioè non è la roba, una cosa che vuoi evitare, e quindi per lei questo è un ostacolo, è un validissimo motivo per rimanere ancora a letto, per rimendare questa brutta sensazione alle mani, e che spesso l'ha indotta a rinunciare. E allora che cosa ha pensato di fare? È che invece di sollevare la serranda della porta finestra e uscire da lì, esce dall'altra porta, perché ha due porte. Devo capire quali sono le cose che sono gli ostacoli alla creazione di questa routine. Anche il perfezionismo è un ostacolo, o anche la depressione, il burnout, sono tutte cose che bloccano la motivazione di cui bisogna prendersi cura. Rendi visibili gli ostacoli invisibili. Dare un nome agli ostacoli è il primo passo per sentire che è un ostacolo reale sul quale è necessario lavorare. E poi si trattiene un po' a parlare di quanto sia abilista continuare a rimuginare sul fatto gli altri lo fanno e anche tu dovresti essere in grado di farlo. Cioè, se bastasse volerlo non sarebbe così difficile. E dice, è confondente a volte, se abbiamo dormito bene, se siamo in un periodo di vita serena, se i pianeti si allineano, siamo in grado di farlo, e altre volte no. Quindi lei dice normalizzare il bisogno di supporti. Ci saranno delle volte in cui ti riuscirà benissimo, le volte in cui non ti riuscirà, sono le volte per le quali vale la pena di mettere in piedi un sistema di supporto e una strategia di problem solving per quella situazione, invece di stare a continuare a sentirsi in colpa perché non si riesce a fare qualcosa. Paul gli chiede un ultimo pensiero prima di andare e lei dice usa ciò che funziona per te, perché ciò che funziona per una persona non è detto che funzioni per tutti, e anche per la stessa persona a volte una cosa funziona e a volte non funziona. Molte strategie, come dico sempre io, avere alternative. L'incontro successivo si intitola Non dimenticare, supportare le persone autistiche con bisogni complessi. La relatrice è Catherine Einher, scusami Catherine, non ho idea, fondatrice e membro dell'Autistic Self Advocacy Network di Australia e Nuova Zelanda. Tra i bisogni complessi lei fa rientrare la salute mentale e altri problemi di salute varie, perché comunque la salute sia fisica che mentale,
Due, i ritardi e disturbi del linguaggio. E tre, la sperimentazione di un isolamento protratto nel tempo e negli anni, purtroppo spesso. Quindi alcuni possono avere bisogno di alti livelli di supporto, ma non sono così complessi. Altri invece richiedono livelli di supporto alti e anche complessi. Quindi per bisogni complessi si intende la combinazione di molti bisogni diversi e molti sistemi che sono chiamati a rispondere. Richiede competenze tecniche complesse anche per chi supporta queste persone. Per i non conversanti significa avere dei ponti per la comunicazione, oltre che avere degli accompagnatori nei compiti quotidiani. È un approccio olistico che richiede un team tecnico più la famiglia più i support worker. Se per esempio il support worker non vuole imparare ad usare la CAA e non vuole imparare, non può comunicare con la persona e succede. È del tutto conseguenziale che la persona sperimenti frustrazione e quindi è molto probabile che manifesti comportamenti problematici. Quindi bisogna avere una mente aperta, rinunciare ad idee preconcette, perché anche se hai lavorato con quella persona per tanto tempo, magari ci sono cose che prima funzionavano e ora non funzionano più. E allora bisogna tornare di nuovo alla persona, chiedersi di nuovo come posso intervenire, perché al centro del supporto, quale può essere la sua prospettiva, anche se non parla, bisogna considerare non solo l'ambiente, ma anche la situazione dal punto di vista della persona di cui ci stiamo occupando. Una delle cose che fanno più spesso è parlare delle conseguenze che il mood, l'atteggiamento, le emozioni del support worker hanno sui comportamenti e le relazioni della persona autistica. Poi, chiaramente, gli australiani hanno anche un sistema multiculturale, quindi può capitare che i support workers, che secondo me sono tipo degli OSS, perché non saprei, non sono proprio degli educatori. Io direi sì, proprio degli assistenti personali, no? Tipo che li aiutano nelle autonomie di base. Poi un'altra cosa importante che dice è che è fondamentale supportare il sistema e la famiglia, perché c'è questa pretesa che siano sempre i genitori a dover parlare per i figli, essere sempre loro gli interpreti. Invece c'è bisogno che possano anche loro essere genitori e quindi c'è bisogno di un'altra figura che intervenga a condividere questo compito per loro. Anche qui torna la teoria polivalente, perché lei parla del lavoro come qualcosa che serva per mantenere la persona nella zona verde il più possibile e quindi bisogna tenere conto anche della salute, dei traumi passati, dell'educazione, la casa, il supporto adeguato, l'accesso al sistema sanitario, perché se non parli come fai a comunicare che hai mal di denti, per esempio, e soprattutto il dentista è un problema, anche in Italia è un problema il dentista per le persone autistiche. E quindi lei parla di personale sanitario alleato, che abbia una formazione e che sappia in che modo approcciare le persone autistiche e che non vengano rifiutate dal sistema sanitario, perché hanno bisogno di accesso al sistema sanitario, ma questo noi lo sappiamo, è un problema abbastanza ovunque. Il dolore, la confusione, il sentirsi soli sono le tre cose che inficiano maggiormente nella qualità della vita delle persone con bisogni complessi, ma io credo nelle persone tutte. Quando si dice violento, di solito non si considera che non è deliberatamente violento, è solo in questo momento non ha la capacità di incontrare le richieste della società, cambiare la reputazione e aiutare la persona a costruire quelle capacità, o meglio, fare spazio alla possibilità che possa non comportarsi in modo violento, considerare se è necessario anche l'uso dei farmaci perché hanno una neurotossicità a lungo termine, specialmente i narcolettici. Il primo passo è riconoscere che è davvero molto difficile e l'opera di problem solving deve essere collettiva, aiutare le famiglie, le persone ad uscire dai propri ruoli fissi, perché altrimenti non c'è spazio per l'innovazione e la creatività, che sono invece fondamentali e necessarie al problem solving. Le persone più vicine al problema sono quelle che più hanno l'opportunità di offrire soluzioni, ma non possono essere lasciate sole, perché anche loro hanno bisogno di supporto e di un tipo di supporto diverso da quello che hanno adesso, in modo che possano fiorire. L'ultimo intervento della giornata è il potere trasformante del sentirsi al sicuro. Come vediamo, la giornata che parla del comportamento è tutta interamente centrata, ogni ospite in qualche modo ribadisce la necessità
di creare un ambiente, anche proprio un atteggiamento che crei sicurezza. È un'interpretazione del comportamento problematico come una risposta a una situazione di pericolo di vita, per cui sono persone che in quel momento si stanno sentendo minacciate sulla loro vita. L'ultimo relatore della giornata è il dottor Steven Porges, fondatore del Traumatic Search Research Consortium. Ricercatore, professore emerito di due università, professore di psichiatria con una cattedra in una terza università, è stato presidente della società di ricerche psicofisiologiche e un sacco di altra roba, perché se la elenco tutta non finiamo più. Ho scritto proprio così. Ah, è lui il teorico della teoria polivagale che ha formulato nel 1994. Ma quanto è bellino! Ha una faccia proprio bellina. Ho scritto così. Oh, è scritto così? Cos'è la teoria polivagale? Tutto il giorno ne parliamo. Ci dice quanto sono importanti le nostre reazioni fisiche. Una pa buona parte di quello che esprimiamo è dovuto allo stato fisiologico e non esclusivamente cognitivo. Poi gli chiede: è più dell'effetto delle emozioni o è l'effetto che hanno le emozioni? E lui risponde: quanto mi piace, è proprio bellino. Lui risponde: beh. Quando parliamo di emozioni abbiamo l'idea che possiamo in qualche modo controllarle, sia le nostre emozioni che il modo in cui ci influenzano. Nelle emozioni sono coinvolte strutture mentali più alte, gli stati psicofisiologici invece sono molto più semplici, non c'è un ragionamento. Poi noi diamo senso e descrizione e le chiamiamo emozioni, ma lo stato fisiologico al quale diamo il senso è a un livello più semplice. Dobbiamo essere più rispettosi degli stati fisiologici, vivremmo tutti meglio, lui dice. Lui dice: il riflesso del genitore è quello di urlare al bambino che smetta, ma non funziona. Lo fai perché il suo pianto è fastidioso, è doloroso, ma co così peggiori lo stato fisiologico del bambino. Parla di come di base per tutti lo stato di continua richiesta del mondo in cui viviamo ci fa vivere in una situazione di stress costante e sono tantissime le persone che soffrono di problemi digestivi, cardiovascolari, che sono comunque una conseguenza di uno stato di allarme dell'organismo a uno stato di allerta costante. Per gli autistici funziona allo stesso modo, si sentono minacciati e quindi vediamo di atteggiamenti di protezione, per esempio quando si tappano le orecchie, perché stanno entrando in protezione. Magari un bambino autistico vuole giocare, ma siccome il suo corpo si sente minacciato, lancia dei segnali con la postura o l'atteggiamento che allontanano gli altri. Lui dice che bisogna ricucire questa spaccatura tra corpo e mente. Non è penso dunque sono, ma sento il mio corpo dunque sono. Questa è la sua risposta al cogito cartesiano. Paul, infatti, fa un'osservazione che io trovo anche io, cioè ho avuto la stessa esperienza. Quando stavo imparando le dinamiche sociali per me stesso, andavo in giro a chiedere alle persone perché fai questo e mi davano risposte razionali che però per me non avevano senso. E lui risponde: certo, perché la razionalizzazione è un'attribuzione di senso a posteriori. Io lo dico da anni, ma va bene. Poi continua dicendo: il corpo fa una costante valutazione del rischio in cui ci troviamo, ma non ce lo dice, non sappiamo nemmeno che cosa provoca questa reazione. Anche i neurotipici hanno reazioni di questo tipo, anche se a diversi livelli e per diversi stimoli, ma in realtà tutti i corpi reagiscono così. Se non sei in grado di controllare niente, ti senti in pericolo, ti senti minacciato, il tuo corpo ti dice vai via. E noi quello che diciamo al bambino è: impara a ignorare il tuo corpo. Perché costringere qualcuno che è ipersensibile ai suoni ad andare in una caffetteria? È un abuso. Magari lo fai per aiutarlo nelle relazioni sociali, per favorire le relazioni sociali, ma se non consideri che a livello sensoriale i rumori, i suoni e l'ambiente è per lui fonte di sovrastimolazione talmente tanto da metterlo in una situazione di ansia e di sensazione di pericolo, non sarà comunque in grado di interagire perché non ha la tranquillità di poter interagire, perché è in una situazione di allarme e di sovrastimolazione. E quindi prima bisogna rendere sicura la situazione e l'ambiente. E lui dice: quando, anche quando non sappiamo quali sono le minacce, se la persona sta manifestando dei segni di disagio di questo tipo, bisogna ascoltare e guardare la fisiologia.
che ti dice che comunque si sente in un momento di minaccia. Guardare e ascoltare la fisiologia ti permette di intervenire comunque, di renderti conto di quello che sta succedendo molto prima che intervenga il comportamento. Siamo più bravi a dire che cosa devi fare, come ti devi comportare, piuttosto che ascoltare che cosa sta succedendo. Lui ha tra l'altro formulato un protocollo sonoro per indurre una risposta di calma. Dice che è utile per tutti, anche per i neurotipici, soprattutto per i genitori. Dobbiamo costruire diversamente le nostre scuole, le nostre case e i nostri ambienti. Lui ha progettato una scuola fighissima che al posto degli allarmi antincendio ha una canzone. Tipo, per esempio, questo è un esempio che fa. E Paul dice: vedo molta flessibilità. E come al solito a me è capitato di pensare che sono i neurotipici a non avere abbastanza flessibilità, che chiedono a noi di piegarci alla loro inflessibilità. O l'ho proprio scritto: non sono disposti a cambiare il loro modo di ideare e costruire il mondo, ma poi siamo noi ad avere un deficit perché non ci sappiamo adattare al loro modo di costruire il mondo. Parole mie. Li ho scritti di un diverso colore, le parole mie. Come specie non dobbiamo pensare a diagnosi, ma ad ottimizzare il nostro potenziale individuale e comprendere il nostro stato fisiologico è il primo passo per un rispetto profondo di ciò che siamo, non lottare contro il nostro corpo. E con questa bellissima frase vi saluto e vi do appuntamento al quinto e ultimo giorno di report di questo convegno che sembra essere infinito anche solo a raccontarvelo. Buona giornata!